Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno a Fiorenza D'Antonio che è qui con me, immancabile. Felicissima. Ormai in spalla, sono contenta di questo Pascal. Ci troviamo praticamente a Capri, almeno col pensiero, con il cuore siamo vicini a quest'isola meravigliosa che ci ha donato tante emozioni e adesso li riprendiamo tutti quanti questi attori, registi, oggi sarà una giornata pienissima. Eh già, infatti oggi tra brevissimo ci collegheremo con Enrico Lucherini e soprattutto con due sue grandi amici fan, Carlo Verdone e Pietro Chiambretti. Vedo un'inquadratura un po' stramba per cui mi sono distratto, scusatemi tanto, ma ahimè, qui siamo ancora, arriveremo alla perfezione l'ultimo giorno, già lo so, nel frattempo i ragazzi hanno fatto Natale, si sono divertiti, abbuffati, hanno perso la testa e quindi insomma la produzione radio-televisiva, audiovisiva, perché non è proprio una televisione, in quanto noi andiamo in onda su Instagram, su Facebook, su YouTube e dunque, cara Fiorenza, insomma, abbiamo una gran visibilità che va gestita con molta attenzione, non con pressappochezza come avviene qualche volta, per cui ma spero che il pubblico sarà clemente. No, non è clemente, il pubblico non è clemente. Infatti ieri ho visto che tantissimi spettatori, cara Fiorenza, mentre andavi in onda l'intervista tra Gianfranco Rosi e Scott Feinberg, sottolineavano, giustamente commentavano, non si sente molto bene. In effetti proprio ieri è stata la prima giornata di questa kermesse audiovisiva che abbiamo impostato. Dire, però, sì, aspetta un secondo, finisco. Pascal, no, e quindi era giusto che noi rivedessimo un po' i contenuti e infatti sono postati, come si dice in gergo, su tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme, i video integrali per bene, in modo che si possa ascoltare molto attentamente l'intervista fatta dal principale giornalista di The Hollywood Reporter, Scott Feinberg, al regista Gianfranco Rosi, che come tutti sapete sta correndo per la nomination all'Oscar, essendo stato selezionato dall'Italia per questa grande occasione, dopo aver fatto già una bellissima figura con Fuoco a Mare. Adesso Gianfranco Rosi ci riprova insieme a Rai Cinema, Paolo Del Brocco voglio ricordare, e a Donatella Palermo, la sua socia storica Stemal Entertainment, che ha coprodotto questo film Notturno. Quindi oggi abbiamo detto che dedicheremo molto spazio a Enrico Lucherini con Carlo Verdone, un mito assoluto del cinema, e vedo già Piero Chiambretti, un mito della televisione che a volte anche a un certo punto ha anche fatto il cinema, Piero, perché non lo rendi un televisore, il tuo telefonino, così ti vediamo come nella tua bellezza integrale. E poi avremo appunto più tardi ci sarà la premiazione di Salvatore Esposito, l'attore italiano oggi più popolare al mondo, legittimato da questa serie che si chiama Fargo. Ma c'è anche Margherita? E buongiorno Margherita! E guarda dove, come si accende, no, io veramente da Margherita mi aspetto anche una bella canzoncina di Natale, perché, come dire, mi ha abituato bene. Mi ha abituato bene la Margherita. Sto rompendo il telefono. No, perché Margherita, fatti vedere, scusami. Fammi vedere, sono il cappello. Ma no, eravamo amici e te. Oh, ecco di qua, guarda. Guarda che fa. Sì, fa finta. Va bene, non si vuol far vedere. Ma l'orso a chiotto dov'è? Va bene, niente. L'orso a chiotto è in camera da letto. Va bene. Dunque, dicevamo di questa. Ieri ho visto proprio il comandante Piero Chiambretti, io così lo chiamo perché insomma veramente proprio l'istinto da comandante, Piero, quando ti parla, e quindi per me è ribattezzato comandante. E
Ieri sei il primo spettatore, il primo a criticarci, non si sente nulla, l'ho visto anche che l'ha scritto sotto. Posso lanciare una lancia in favore di questo programma, che comunque dipendiamo anche dalle connessioni degli ospiti a casa, e quindi non tutti hanno una perfetta rete, la fibra, questo, quell'altro, può insomma avere dei cali di tensione e quindi qualcosa si può sentire un po' meno bene. Non è tutta colpa nostra. Diciamo. Comunque Piero, no, diciamo al di là di questi... Ah, eccolo qui, è arrivato l'orsacchiotto di Margherita. Io mi aspettavo una bella canzoncina in francese da Margherita, ci ha abituato a Ischia con una canzoncina. Ma adesso sta lavorando in inglese, presto avremo qualcosa in inglese. Finalmente! Però dunque, è già tanto che sia venuta con l'orso. Bene. Bene, no, allora stavo raccontando, dopo questo spazio dedicato a Enrico Lucherini, il mago delle notizie, insomma, pepate, avremo un pomeriggio ricchissimo con Salvatore Esposito, che riceverà il premio Nuove Maglie italiano nel mondo, perché questa serie Fargo, realizzata per la TV americana HBO, l'ha consacrato stella di prima grandezza. Dopodiché avremo Enrico Lucherini e probabilmente ci saranno anche Gabriele Salvatores e Maurizio De Giovanni, e poi ancora Enrico Vanzina. Insomma, veramente un pomeriggio di domenica ricco. Piero, ieri pensa, Capri Hollywood su My Movies, dati alla mano, circa 30.000 persone sono entrate dentro My Movies per vedere i nostri film. Ed è una cifra record, insomma, abbiamo visto alcuni dati confidenziali e abbiamo doppiato il diretto avversario della stessa piattaforma. Quindi una grandissima popolarità. D'altronde, Piero, e poi mi taccio, quando abbiamo iniziato quest'anno l'operazione Capri Hollywood Digitale, noi abbiamo siamo avvantaggiati di uno strumento micidiale che è la piattaforma Film Freeway, per dire a tanti ragazzi ovunque nel mondo, ragazzi, vedete che c'è la possibilità di lavorare con noi, di mostrare un vostro video, un vostro film, un vostro cortometraggio. E pensa, Piero, ci hanno mandato circa 1600 opere da 90 paesi. Tu pensa, Capri Hollywood, quanto è popolare. E beh, te lo meriti, d'altronde... Avete seminato in tanti anni e quindi questo è il risultato di un buon lavoro. Non sono assolutamente sorpreso. Quando si semina bene, si raccoglie meglio. No, no, infatti, però ecco, ieri 30.000 persone sono entrate in My Movies per vedere un film. Tra l'altro, la prerogativa nostra è sempre stata questa, a Capri Hollywood, che noi abbiamo sempre garantito lo spettacolo gratuitamente, perché essendo una grande festa del cinema, anche sul digitale, dove magari normalmente gli altri fanno fare degli abbonamenti anche a poco prezzo, però noi abbiamo assolutamente preteso che fosse gratuito. Quindi anche veramente un'operazione di promozione dell'audiovisivo e soprattutto per i ragazzi molto importante. C'è tanta voglia di cinema, anche perché il cinema è un elemento decisivo anche per l'informazione, la cultura, il divertimento, l'evasione. E il fatto che oggi il cinema sia così, dando un appetito maggiore a tutti i ragazzi, anche solo, che amano quest'arte. Quindi mi sembra ottimo il fatto che voi abbiate anche quest'anno, nonostante le difficoltà, voluto fare la manifestazione, quindi bravo, si può dire. No, diciamo, questa è un'idea veramente importante di consolidare un ponte culturale tra l'Italia e gli Stati Uniti, dando la chance a tanti giovani di poter interagire con grandi maestri in maniera molto semplice, senza barriere, senza uffici stampa, senza security, ma veramente con una apertura intellettuale e anche proprio sociale forte. D'altronde Capri è un'isola
malgrado la sua sciccheria, molto amata dalla gente e anche la gestione dell'isola, sia della parte bassa Capri, sia della parte alta Anacapri, è sempre molto popolare. Infatti ogni giorno, durante i momenti di massimo afflusso, ne arrivano tantissimi a visitare questo patrimonio dell'umanità. Il tuo rapporto con Capri, Piero? Beh, Capri è stata per un certo periodo una mia meta fissa, ma semi fissa. Un'isola meravigliosa, ospitale, ovviamente ti porta al cinema, perché Capri è nella memoria anche uno scenario cinematografico, diversi amici, alcuni quali tu, e tanti personaggi dello spettacolo. Mi ricordo vacanze con Renzo Marco, mi ricordo serata con Marinier, e DJ Fenech, la televisione italiana, che hanno contribuito a renderla molto. Quindi sono innamorato e certe volte potrei essere lì anche fuori stagione, che vengono ancora più bella. Senti, invece con Hollywood, col cinema americano, qual è il cinema che preferisci di quello, appunto, così amato un po' ovunque, che è, se vogliamo, l'emblema del cinema nel mondo storicamente? Ma Hollywood, insomma, sono stato davanti ai cancelli delle grandi case quando sono stato a Los Angeles, e vedere con i propri occhi dove sono stati fabbricati questi ultimi 100 anni di meravigliosi, dai grandi musical, dai colossal, all'imitazione, ti lasciano perplesso. Io amo moltissimo il cinema americano, come mi piace molto anche il cinema minimalista francese e anche l'italiano, perché no. Gli americani fanno il cinema per loro, si dice che gli italiani lo facciano per hobby. Non credo sia così assolutamente, anzi, che l'impegno sia lo stesso, i mezzi forse un po' diversi, anche perché la TV inglese permette di poter fare andare il film un po' in tutto il mondo. C'è adesso la grande battaglia con Netflix. Ieri sera guardavo un film con Joe Clooney, prodotto da Netflix, che ormai non ha nulla, diciamo, meno del cinema tradizionale, però lo schermo della sala cinematografica rimane unico, e spero che il cinema non possa arrivare a essere centro fondamentale dell'interesse dell'intrattenimento mondiale. Anche perché vedere uno spettacolo cinematografico sul grande schermo, isolati anche dalle tecnologie, è sicuramente un'altra emozione rispetto a quello che può dare la fruizione di un'opera attraverso il piccolo schermo. Assolutamente, assolutamente. Soltanto che oggi Netflix è una realtà che comincia ad attirare non tanto il pubblico, che quello è già molto numeroso, ma sta cominciando ad attirare gli attori. Allora, se gli attori dei livelli futuri, come tanti altri, cominciano a frequentare Netflix, il cinema deve assolutamente accelerare di nuovi grandi attori o grande storia, perché il cinema è fatto di storia. Quindi questa competizione tra il lavoro, cinema, anziché grande schermo, potrà secondo me migliorare anche il cinema. Piero, a me manca la sala e soprattutto quello che vive una marea di gente insieme a te, perché sicuramente un film lo vivi diversamente quando ci sono 200 persone in sala che provano e tu sei condizionato anche da tutto il sentimento, il pathos che esce dalle persone accanto a te, tralasciando i popcorn e quelle cose buffe, i rumori che hanno sempre dato fastidio. Secondo te c'è un cinema che va visto assolutamente in sala e invece un cinema che è anche fruibile da casa, magari in maniera più attenta, che può prendere anche un più valore dal proprio salotto? Secondo me la cosa migliore sarebbe vedere la prima uscita di un film al cinema. E poi quando questo film ti avesse fortemente impressionato e uscisse in DVD oppure ne hai una copia o lo danno in televisione, la seconda visione
sarebbe forse più utile vederla a casa, dove si ha una concentrazione diversa, superiore o inferiore, dipende se la casa è popolata da 20 bambini e da cani e gatti. Però ecco, se devo fare una differenza, direi la prima visione al cinema, la seconda a casa. Pronto? Allo? 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 Mi senti, Piero? Mi sentite? Noi ti sentiamo. Sentiamo, tu ci senti? Adesso sì. Ok, perfetto. Oltre a grandi attori, vabbè, chiaramente anche tanti registi stanno producendo, insomma, si stanno facendo produrre da Netflix. Come la vedi? Secondo te, ho sentito come Carlo Verdone vuole assolutamente uscire al cinema. Ci sono alcuni. Ha ragione Carlo Verdone. E infatti, ma sono d'accordo. Però invece c'è qualcuno che comunque forse pensa che addirittura può arrivare ad un numero più sconfinato tramite queste piattaforme, tramite Netflix, Amazon Prime. E beh, caspita, intanto gli abbonati di Netflix superano i 120 milioni di persone. Adesso, con tutto quello che può fare il cinema, numeri di queste proporzioni oggi è difficile poter levantare. Quindi capisco anche, per esempio, le nuove generazioni che puntano direttamente ai famosi 4K o 5, 6 che sia su circuiti come Netflix, piuttosto che aspettare la distribuzione di film. Facciamo l'esempio del mio, sfortunatissimo. Io ho avuto l'occasione, la fortuna di girare un film, ma che poi non è stato distribuito. Se lo stesso film fosse nel circuito di Netflix, immediatamente sarebbe al pari dei grandi film americani o anche quelli italiani. Quindi bisogna tener conto anche di questo, che la distribuzione purtroppo aiuta un certo numero di film, ma ne penalizza tanti altri. Quindi io non sono per Netflix, certamente non sono contro. Certo, io però sono per il cinema in sala e non vedo l'ora di vedere l'ultimo film di Carlo Verdone, che sicuramente sarà un capolavoro in una sala. E lo saluto Carlo Verdone, che è con noi oggi, gli sono davvero molto grato, perché insomma la sua partecipazione qui a Capri Hollywood Digital è veramente per noi motivo di orgoglio. Dov'è Carlo? Arriva Carlo? Lo vedo? Non lo vedi? Carlo dov'è? Ah no, mi senti? Collegato. Sì Carlo, però non ti vedo. Ti sento ma non ti vedo. Vedo una bella libreria. Aspetta un attimo. Sì, allora torniamo su di noi, perché la libreria è molto bella e anche ci saranno dei bei libri. No, però non è pure messa male. Questa sembra proprio una scena di un film di Verdone. Piero, proprio iniziamo con una scena di film di Verdone. Sì, con il protagonista che non sa usare le tecnologie, pur essendo esperto. Sicuramente. Carlo, io l'ho visto, è veramente diventato un digital expert. Senti, io sono convinto, Piero, che sia del successo della Repubblica del Pallone, che io più che Tiki Taki lo avrei chiamato Bar Piero, perché insomma tu sei proprio il mattatore, non ha nulla a che vedere con la vecchia trasmissione, questo show che tu hai fatto sul calcio, che ogni settimana è uno show, è una stand-up comedy all'americana con un mattatore che mette insieme tante figure. L'ultima puntata mi sembra veramente un capolavoro di ricchezza, da Gianni Rivera a Ciro Ferrara, da Clementino a Mughini, eccetera, eccetera, eccetera. Sono convinto quindi che sulla scia del successo della Repubblica del Pallone, il tuo film potrebbe magari diventare, essere dato a una piattaforma. Amazon Prime ha una linea di commedie molto forti, quest'anno ne ha lanciate due, la stessa Netflix, chissà, guarda, magari lo fai vedere. Ma Carlo è arrivato? Non ancora. Ragazzi io ci sono, mi sentite? Benissimo, sì. Noi ti vediamo benissimo. Sì, solo che vediamo tanto che la libreria. Ma cosa vedete voi? La libreria. Ma non è possibile. Scusa, adesso la libreria. La libreria. Che bella, ma non è possibile.
che è un bel meglio. E vediamo, Piero, tu che vedi? Può darsi che magari io e Fiorenza... Ma io penso che lui debba girare l'obiettivo. No. Caro ci sta facendo una burla. Ci sta facendo una burla. Ma quella è una fotografia. No. Ma Carlo è meraviglioso. Piero, mi vuoi ricordare il titolo del tuo film? Il titolo del mio film era Ogni lasciato una volta sola. No. Allora, si vive una volta sola. Quello che abbiamo sentito è di Carlo Verdone. Invece il film di Piero dovrebbe essere Ogni lasciato è perso. Hai capito? Va bene. Senti, è bella questa immagine, però dice Verdone c'è ma non c'è. Lo vediamo una libreria. Ragazzi, non riesco a capire perché non mi vedete. Io vedo voi, ma voi non vedete me. Provare a scollegarti e ricollegarti? Può essere un'idea? No. Pascal ha un numero di una mail al quale io ho detto di mandare tutto in mail, però non l'ho fatto perché non sapevo che c'erano questi problemi. Ah, ecco, allora adesso magari mandiamo... te rimandiamo un altro, ti mandiamo allora il collegamento sulla mail. Intanto direi al mio... amico regista Nino di mandare in onda il servizio TG3 che oggi ha parlato di noi. Ci siamo? Ragazzi, questa è la diretta. Questa è la diretta. Ci sei, Nino? Sì. Così io posso dare... Settima arte, le chiusure imposte dalla pandemia. Ospitarla nella modalità online, l'isola di Capri. Ce ne parla Cecilia Donadio. Al regista Gianfranco Rosi, al suo film Notturno, che rappresenterà l'Italia ai prossimi Oscar, il 1° maggio di Capri Hollywood, versione digitale. Proiezioni gratuite di film e corti fino al 2 gennaio sulla piattaforma MyMovies. Il ponte del cinema tra l'isola che fa sognare e la fabbrica dei sogni, costruito 25 anni fa da Pascal Vicedomini, resiste e connette i protagonisti del grande schermo italiano e americano anche nell'anno del distanziamento da pandemia. Pascal, congratulations. Forest Whitaker, che vi partecipò nel 2006 e 2 mesi dopo vinse l'Oscar per L'ultimo re di Scozia, considera Capri Hollywood un portafortuna e manda i suoi auguri per il 4° secolo. Fiorello scherza. Ma l'avete riconosciuta? No, non mi avete riconosciuta. Vabbè. Auguri Capri Hollywood. Tu sei una cosa grande per me. Gigi D'Alessio dedica all'ideatore e patron Pascal Vicedomini un messaggio canoro. Premiazione online per Salvatore Esposito e la sua affermazione internazionale, da Gomorra alla serie Fargo dei fratelli Coen. Business, famiglia e paese. Noi siamo in guerra. Ma che sono? Il nostro adorato regista Carlo Verdone, che pregherei, se è possibile, di spostare il telefonino in orizzontale, così possiamo vedere anche il resto della libreria, perché così vediamo lui con dietro la libreria. Ma penso che ai fianchi Carlo abbia anche altre belle cose da mostrarci. Ci sei, Carlo? Secondo me è sparito. No, adesso. Quando parlavo della connessione, No, perché probabilmente mi ha mandato un nuovo link. Aspetta, allora facciamo vedere il servizio anche di studio aperto, dai. Non parte? Dov'è il mio telefonino? Io farei partire Margherita con una canzone. Sì. Infatti, ma adesso Margherita viene per fare una canzone. Mi è arrivato il link? Scusate. Il cinema americano e quello italiano da un 1/4 secolo parte da una piccola splendida isola.
Festival Capri Hollywood compie 25 anni esatti. Palmerica! Decisa dal governo. E adesso c'è la nostra rubrica. Thank you.
E rieccoci qui live da Capri Hollywood Digital sul grande schermo, un mio mito assoluto, che non è soltanto il mio mito, ma è uno dei miti italiani, una leggenda del cinema nazionale che ho cercato più volte di portare a Los Angeles negli ultimi anni, invano. Io spero che prima o poi riesca nell'impresa di fare una bella retrospettiva del maestro Carlo Verdone a Los Angeles, perché ha molti più fan di quanto lui stesso possa immaginare a Los Angeles. Promesso che la prossima volta vengo. Infatti. Promesso. Senti, però Carlo... Pascal, tu mi hai sempre invitato quando io stavo girando un film. Guarda, questa è stata la sfortuna. Non è proprio così. Ti ho invitato quando stai girando un film, ti ho invitato quando stai scrivendo un film, ti ho invitato quando stavi per pensare un film. Cioè, la verità è che tu non ami molto volare oltreoceano, eh? Mazza, ho preso più. Cioè, io non so quante miglia avevo dalla vecchia all'Italia, l'ho tutte regalate ai figli. Io ho girato il mondo, dall'Australia, alla Cina, all'America. Ormai volo e dormo, le paure sono finite. Senti, Carlo, ma giusto perché per stare nella cronaca, ma che effetto ti ha fatto vedere oggi le immagini delle prime persone vaccinate in Italia? Allora, innanzitutto un'immagine di speranza, un piccolo sollievo. Devo essere sincero, una piccola delusione per queste scatole dei crediti che sono arrivati da noi, visti i morti che ci abbiamo avuto, visto che siamo stati il primo paese europeo che abbiamo sopportato. Però diciamo che è un inizio, cioè, simbolico. Allora, prendiamolo come un arrivo simbolico. Però mi aspetto in tempi veloci la vaccinazione. Certo, non può essere velocissima. Però non bisogna perdere. Certo. Sì, senti Carlo, è comunque un periodo lunghissimo, tu hai festeggiato anche un compleanno importante in questa situazione così surreale, una situazione che se non l'avessimo vissuta potrebbe essere stata frutto della tua fantasia, visto che tu, insomma, di film surreali sei stato veramente sempre un precursore in Italia. Ma proprio surreali no, però non credo che ci si possa fare una commedia su quello che è avvenuto, perché quello che è avvenuto è stata un'autentica tragedia dal punto di vista umano, dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista sanitario, è stato un disastro. Quindi, per carità di Dio, non potremo non ricordare nei nostri film questo periodo, questo è ovvio. Però nello stesso tempo farci un film sopra, no. Ne abbiamo visto l'orrore. Francamente non ti voglio tornare. Però c'è bisogno di commedie. Certo, c'è bisogno di commedie, ma noi faremo sempre più commedie, perché quando dopo le vaccinazioni questo disastro finirà, la gente avrà più voglia di condividere, di aggregarsi, di stare insieme, ma soprattutto di ridere con leggerezza. Abbiamo bisogno leggerezza, e la leggerezza secondo me ce la può dare solo esclusivamente il vaccino, punto e basta. Quelli che dicono che il vaccino è stato fatto in 6 mesi, non è vero, il vaccino è in lavorazione dal 2002, da quando è cominciata la prima SARS, lo stanno studiando e c'è già una piattaforma, quindi è dal 2002 che stanno studiando le basi del vaccino, quindi non è un vaccino nato l'altro ieri. Non è vero, queste sono le solite stupidaggini che dicono che chi non si può vaccinare. E chi non si può vaccinare non si vaccina, sarà un problema loro, ti devo dire. Senti Carlo, è comunque, insomma, una sofferenza in questo momento attendere l'uscita del tuo film in sala, perché giustamente tu sei della scuola di Christopher Nolan, che pensa il cinema vada visto nelle sale. Io sono un vostro seguace anche su questo. Il cinema che visto nelle sale è tutta un'altra emozione rispetto al cinema fruito attraverso gli strumenti, i famosi device. Ma perché il cinema è il tempo dell'immagine,
poi in Cina, ma non dimentichiamocelo, per ripetere quello che ho detto prima, è proprio il centro dell'aggregazione e della condizione. Cioè, è importante anche dal punto di vista sociale. È proprio un'emozione che tu hai in una sala, anche in un film drammatico, dove praticamente gli impulsi arrivano tra spettatore e spettatore anche in silenzio. Il film acquista più valore se è un bel film. Chiaramente se è un brutto film, gli impulsi stanno a zero. Però il film è fatto per la sala. Le serie sono fatte per la televisione. C'è una bella differenza tra serie e film. Chiaro. Senti, Carlo, ma qualcosa avrai scritto in questo periodo in attesa del tuo nuovo film? Porca miseria, ho solo scritto io. Mica male questo. Era l'unica cosa che potevo fare. Io su questa sedia qua, sull'altra sedia in campagna, ho scritto innanzitutto una serie televisiva che si chiama Vita da Carlo, 10 puntate, e sono state tutte sceneggiate. Aspetto solo di preparare, di ambientare. Poi ho scritto un libro 17 febbraio, Carezza della memoria, ecco. Poi sto buttando giù il soggetto del film dopo la serie. Più di questo non so che cosa scrivere. Piero, Carlo Verdone scrive quasi più di te. Piero. Si sente malissimo qua. Capisco tutto, ma non tutto. Non bene. Perché forse c'è un problema di linea. Senti, no, di ritorno nel vostro studio. Ah, come mai c'è questo problema, ragazzi? Se voi mettete le cuffiette probabilmente non avete questo problema, se ce l'hai Piero. Senti Carlo, volevo chiederti, dunque noi abbiamo avuto l'onore di averti a Capri Hollywood un paio di volte, e una volta ricordo anche con immensa gioia che presentasti in anteprima il film coprodotto dalla Warner, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, se non sbaglio. Non so se era quello, credo, ma che colpa abbiamo noi? Ma forse che colpa abbiamo noi, certo. Ma che colpa abbiamo noi? E ricordo anche con immensa gioia e nostalgia il tuo grande papà Mario che ti accompagnò, ricordo una scena bellissima all'Hotel La Palma, anche con tua sorella Silvia, con Christian De Sica, insomma un momento magico. Tra te c'è stata sempre... serata. Infatti, è un luogo fantastico, quindi io spero veramente che il prossimo anno tu potrai rifare il tuo Capri Hollywood dal vivo, con reale, con la gente, e io sarò tra i primi a venire. Senti Carlo, ieri abbiamo iniziato mostrando i primi film, tra cui Notturno di Gianfranco Rosi, in corsa per la candidatura all'Oscar. Ecco, ben 27.000, circa quasi 28.000 persone si sono collegate con My Movies per vedere i film, quando poi l'offerta che c'è oggi attraverso la televisione, sia generalista ma sia anche tematici, e anche le TV satellitari e le TV a pagamento come le piattaforme di Netflix e di Amazon, è tantissima. Quindi 27.000 persone, 28.000 persone, diciamo, ieri hanno visto Capri Hollywood, incredibile. Che vuol dire questo, Carlo? Che non possiamo più tornare indietro, cioè oltre che a Capri Hollywood fisica, per il futuro dovremmo immaginare una Capri Hollywood digitale. No, io mi auguro che rimanga fisica. Adesso questa è di emergenza, quindi digitale va bene, però perché c'è una situazione di emergenza, però fisica è meglio, insomma, vedere un film sullo schermo grande, la Ischia è tutta un'altra cosa, ecco, per carità.
Certo, no, però comunque, io raccontavo prima a Piero Chiambretti che noi abbiamo reclutato circa 100 opere di giovani attraverso una piattaforma internazionale e ci hanno scritto ben 1600 ragazzi da 90 paesi, cioè quello che ti consente oggi il digitale non è permesso assolutamente attraverso, quindi secondo me probabilmente bisognerebbe utilizzare in modo giusto questi canali, questi strumenti per poter divulgare in modo giusto. Bene. Certo, non sostituire la sala. Non bisogna abusarne. Non bisogna abusarne però, perché poi alla fine soprattutto i giovani si abituano a vedere i film sempre in schermi più piccoli, più piccoli, più piccoli, più piccoli. Alla fine perde un po' tutto il lavoro che c'è dietro il film, la fotografia, le inquadrature, tutto. Non è il cinema è nato per essere grande, deve essere visto in grande, è una grande immagine. E tu sei cresciuto nel cinema, perché tuo papà, ricordo che era docente alla storia critica del film. Infatti. Sì. E quindi insomma è stato il primo docente di storia che l'ha inventata lui la cattedra, se non fosse stato per lui forse non sarebbe esistita per tanti anni, ecco. Io vorrei fare una domanda da aspirante attrice. In questo momento in cui anche tante scuole hanno provato a fare un insegnamento online, la recitazione si può studiare online, secondo te? No, non si può online. No, non si può studiare online. No. E io credo che sia tutto importante a livello di contatto fisico. Bisogna, sai, come fai a insegnare certi dettagli, certi gesti, certe pause? È difficile. Tu guarda quanti problemi spesso in un collegamento abbiamo. Noi quando si insegna la citazione, quando si parla appunto di gestualità, di modulazione della voce, devi stare dal vivo, secondo me. Insomma, puoi fare online. Puoi dire i film che vanno visti, puoi dire che puoi raccontare un po' l'ABC di certe cose, ma poi la pratica la devi fare dal vivo. Guarda, Carlo, io sono d'accordo con te su tutto, però insomma oggi attraverso diverse università telematiche si riesce ad avere contatto con magari professori, docenti che ti spiegano il mestiere che magari possono essere un momento di apertura totale. I famosi self-tape che fanno i ragazzi poi quando devono essere scelti anche appunto a livello internazionale avvengono in maniera digitale, quindi è vero che poi uno la recitazione deve farla, la fisica va tutto bene, però insomma lo strumento digitale anche sul fronte didattico può essere utile per supplire alla... È tutto utile, però può essere più utile dal punto di vista della teoria. Per quel che riguarda la pratica, far vedere un provino al tuo docente che ha spiegato come fare quel personaggio e faglielo vedere come l'hai fatto. Però è sempre meglio stare dal vivo. Non vedi quei dettagli che vedresti dal vivo, hai capito? Perché vederli tramite uno schermo, tramite una registrazione, non funziona. Ci vuole una continua correzione da parte di chi insegna. E la correzione è la parte più importante dell'insegnamento. Piero, tu che ne pensi di questo? Sono d'accordo con Carlo, assolutamente. Il contatto fisico e la comunicazione diretta rimane al primo posto. Poi si possono fare delle integrazioni, ma il rapporto tra persone in tutte le cose, non soltanto nella scuola del cinema, è fondamentale. Chiaro.
Senti, Carlo, volevo chiederti una cosa a proposito di Capri. Tutti la amano, ma tanti registi la temono, perché probabilmente il suo fascino, la sua bellezza, la sua storia a volte incutono soggezione, e quindi onde evitare di magari cadere nel banale, ne stanno lontano. Tu a Capri non hai mai girato, perché tu non hai mai girato un film, no, a Capri? Guarda, Pascal, no, guarda, Capri ha un problema. Potrebbe anche essere vero che Capri è talmente importante che diventa più importante dei protagonisti del film, che è talmente bella, è talmente magnetica, talmente poetica, talmente con mille colori, che diventa una protagonista, uno dei protagonisti stessi. Ma il problema vero è un altro, che trasportare una truppa da un luogo a un altro per Capri è quasi impossibile. Devono fare tutto a mano, perché non ci sono strade e stradine che ti portano in quello scorcio, su quel dirupio. È complicato. È complicato, quindi speri soltanto a un problema tecnico tu, Carlo? Io penso essenzialmente a un problema tecnico. Molte persone che volevano girare a Capri, a un certo punto si sono rese conto che per la scena che volevano fare avrebbero avuto bisogno di non so quante maestranze per portare tutte le lampade, le cose, tutti a piedi, perché nei luoghi dove volevano andare non c'era la possibilità di portarli, e no, attraverso quelle piccole macchine che a Capri hanno per trasportare i bagagli, ma non ci sarebbe entrato tutto. Quindi è complicato muoversi. Sì. Piero, tu come lo vedi? Perché secondo te molti registi temono il confronto con l'isola e magari evitano di andarci? Perché anche dal punto di vista internazionale, per esempio, cioè abbiamo visto girare nel Golfo di Napoli film, anche in motoscafi, fughe, ma lontano da Capri. Ma io penso, non sono un regista e quindi non ho l'esperienza che può avere Carlo, però quello che dice anche in questo caso è vero. Io non credo che sia tanto il problema del confronto con la città, perché allora non si sarebbero mai girati film a Venezia. Io penso che il problema sia proprio tecnico, cioè il trasporto dei materiali, le truppe e l'esigenza di muoversi anche rapidamente, perché i piani di produzione sono massacranti da un punto dell'isola all'altra, con queste macchinette, con i camion che non passano. Secondo me è soltanto un problema tecnico, perché la scena sarebbe una plusvalenza, non un confronto, una plusvalenza per il film. Certo. Senti, Carlo, 25 anni fa, quando ebbi l'idea di Capri Hollywood, qualcuno mi criticò, tra questi ci fu l'ex ministro della cultura francese Jacques Lang, perché mi disse: Pascal, perché contamini l'eleganza, la classe, la storia di Capri con la volgarità di Hollywood? Tu con chi stai? Con i puristi che volevano che io chiamassi il festival soltanto Capri Film Festival, molto banalmente, o con invece quelli che del marketing ne sono veramente a conoscenza e hanno apprezzato? Ha detto una sciocchezza Jacques Lang, perché tu mi pare, quando io una volta in Stoccolma, mi pare che hai invitato Nancy Meyer, se non sbaglio. Certo. Ecco, Nancy Meyer non è trash di Hollywood. Poi hai invitato tanti altri registi importanti, attori importanti, non ho trovato attori trash, tutti attori di grande qualità. Che vuol dire? Non la riesco a capire. E tu, Piero, invece che ne pensi di questo abbinamento Capri-Hollywood? Ah, secondo me è una buona idea. Adesso, al di là degli attori che tu hai portato, la parola Hollywood è una parola talmente universale, no? Come dire Coca-Cola, che chiaramente può banalizzare il gioiellino che rappresenta Capri. Però invece, da un punto di vista del marketing, allarga moltissimo l'interesse. Anzi, io credo che
i due marchi così lontani diventano insieme un terzo marchio ancora più forte. Infatti, infatti. Senti, Carlo, del cinema hollywoodiano di oggi, cosa ti piace? A me piace il cinema, il piccolo cinema americano, cioè quello un po' più sperimentale. Però devo dire, per esempio, che quando ho visto dei film come per esempio come Joker oppure Green Book, mi sono entusiasmato perché ho visto due grandi film, due grandissimi film, molto coraggiosi. Joker è un film molto pericoloso, però l'interpretazione come si chiama? Aiutami. Joaquin Phoenix è stata tale che ha sollevato il film in una maniera straordinaria. È stato un bellissimo film, è stato un film che lascia anche qualche tormento dentro, però è un grandissimo film, come anche Green Book, è meraviglioso film. Questi sono stati i due migliori film che abbiamo visto. Green Book potrebbe essere un film proprio di Carlo Verdone, Purtroppo sto in Italia e quel tipo di rapporto sarebbe impossibile raccontarlo, perché non c'è quella realtà. È una nostra, una cultura diversa. Anche da noi c'è un po' di razzismo, però, perché lo dobbiamo dire, perché c'è. Però è difficile fare un film come quello. Quello è un film che poteva essere fatto soltanto negli Stati Uniti. Invece, Carlo, dicevi che Joker, per esempio, ti ha lasciato qualche turbamento. Da questo film Si vive una volta sola, che cosa dovrebbe uscire? Che cosa ci dovrebbe lasciare? Cosa speri? No, non ha grandi messaggi, Si vive una volta sola. Però c'è la solitudine di quattro bravi medici, fanno bene il loro lavoro, però se noi andiamo a scavare all'interno della loro vita privata, ci sono errori su errori, anche se nella vita scherzano anche oltre misura, però questo viaggio che fanno è un motivo per il quale lo fanno, ma non lo posso dire perché sennò svelo un po' il tema del film. Però in questo film a un certo punto c'è fuori la parte migliore di loro, anche se il film è pieno di, se vogliamo, di cattiverie, è un film un po' cattivo, però si riprende nel finale e ha una sua filosofia. Io direi, lo definirei un inno all'amicizia, soprattutto il bisogno dell'amicizia, quanto sono importanti gli amici, soprattutto quando si è soli e con tanti errori alle spalle. Senti, Carlo, siccome appunto Fiorenza è molto umile e modesta, devo dire forse è questo ciò che la fa essere una ragazza, secondo me, in continua ascesa. Tra l'altro, senza dire nome e cognome, senza dire nulla, so che hai appena fatto un film con un tuo amico, un regista molto bravo. Scusa, hai fatto un figo regista molto bravo. Sì, ho capito che il tuo nome e cognome non si può dire perché sennò magari insomma c'è una penale. No, è un regista insomma che tu stimi, molto stimi. E non si può dire. E comunque, come scegli tu le attrici? Ah, questa è una bella domanda. Per esempio, adesso hai preso la mia attrice preferita, Anna Foglietta. Anna è grandiosa. Ma sai, un'attrice si prende, innanzitutto deve avere un volto che comunichi qualcosa di importante, o comunica simpatia, o comunica mistero, deve comunicare un qualcosa, deve essere interessante, non è che deve essere bella, perché puoi anche prendere un'attrice, non una ragazza, un'attrice, una donna non bella, però deve avere quel quid che acchiappa lo spettatore, deve avere un magnetismo, quindi il viso, il volto è importante, e poi quello che è molto importante è la personalità,
la personalità, il carattere e soprattutto metterla alla prova immediatamente con un provino. E io personalmente mi rendo conto quando un'attrice può far bene, quando soprattutto sa muovere bene le mani, cioè le può anche non muovere mai, però le deve saper muovere al momento opportuno. La gestualità è fondamentale, come è fondamentale la tonalità della voce con le pause. Ecco, quelle, voce, pausa nelle battute e gestualità. E volto, chiaramente, perché il cinema è fatto dei primi piani. Questi sono degli elementi che non voglio dire che sono esclusivi, però sono molto, molto, molto importanti. Molto importanti. Quindi Carlo, tu in questo momento eviteresti di fare provini cioè tramite self-tape, perché comunque non vai a conoscere abbastanza forse la personalità? No, li vedrei anche. Guarda, quando io feci Il mio miglior nemico, Anna Caterina Morario, però praticamente l'ho lanciata io con quel film, poi ha continuato a fare serie, ha fatto tantissime cose. Io l'ho vista tramite un file, e l'ho fatto vedere un file di un provino che aveva fatto, un provino di una scena direi anche abbastanza stupida, sciocca, non c'era niente di che, però lei aveva pause giuste, aveva un bel primo piano, un bel volto, era giusto per quel tipo di attrice che cercavo, e vedendola io ho detto: fammela incontrare, non è che lo scelgo, però mi ha incuriosito. Quindi è importante, non è che non è importante vedere un video o un qualcosa, però quando si tratta di parlare, di conoscere meglio la persona, è meglio sempre vis-à-vis, capito? Si viene in ufficio, c'è anche il tuo aiuto regista accanto, insieme poi discutiamo io e lui sull'impressione che ci ha fatto, è molto importante questo, sai. E sei molto dritto, cioè nel senso, una delle cose secondo me più pesanti per gli attori sono i callback, gli infiniti callback quando c'è veramente una gara con un altro attore, e che almeno io la sento un po' pesante questa cosa. Tu sei più diretto, cioè quando trovi un'attrice che ti piace è quella, oppure per film cioè, ti sei comportato diversamente per i vari ruoli? No, io in genere ho la folgorazione. Quando ho la folgorazione parto, e in genere quella al 90% lo farà il film. Poi ne vedo altre, ovviamente, perché non bisogna mai fermarsi alla prima, eh. Devi continuare a cercare. Però è molto importante avere una... Sai quando ti accorgi che l'attrice in questione ti può interessare? Non al primo colpo, perché quello è un errore, è come un fuoco d'artificio che si spegne subito. Dopo un po' che la stai guardando, dopo un po' che ci parli, dopo un po' che la osservi, allora piano piano monta un qualcosa, e se ci sono dei difetti piccoli, meglio ancora, perché la perfezione non è che mi piace tanto. In una... Mi piacciono delle donne belle, però che anche che abbiano dei piccoli difetti, perché quel piccolo difetto dà un quid di verità, può essere anche interessante, può essere, che ti devo dire, può essere affascinante, può essere erotico, può essere magari un'imperfezione che però dà una suggestione particolare. Piero, ci sei? Non senti sentirlo? No, quando parli tu sì, quando parla lui praticamente silenzio totale. Ah, è strano questo. Senti Piero, cos'è che ti piace di Carlo Verdone? Cos'è che lo rende, come ho detto io, alla fine una leggenda assoluta sin d'ora? Non esagerare. Ci vorrebbe un'ora e mezza. Comunque Carlo Verdone per me è l'inizio anche della mia carriera, perché lui ha cominciato alla televisione proprio a Torino nel 76,
e con Non Stop per la regia di Enzo Trapani. Io a quell'epoca facevo il cabaret in un teatrino di Torino, dove spesso poi gli attori di Non Stop andavano a provare i loro pezzi o verificare il loro successo televisivo e popolare. E quindi ho questo ricordo di Non Stop, di lui giovanissimo, io altrettanto giovane, e quello me lo fa sembrare un fratello, perché abbiamo quasi cominciato insieme. Poi lui ha avuto sicuramente più talento e più fortuna, più aiuto di quello che ho avuto io, però è sempre stato un grande esempio. Poi ho avuto modo di conoscerlo anche di persona, nella sua vita privata, in vacanza, ed è straordinario. Bisognerebbe girare due Verdoni, uno quello del cinema e uno quello invece della sua vita privata, perché sarebbe altrettanto un cinema di cassetta, un cinema molto divertente. È stato il vero erede di Alberto Sordi e ha saputo sempre interpretare i vizi e le virtù degli italiani, quindi direi che questo può essere il preambolo. Poi si potrebbe entrare nel dettaglio anche dei personaggi che ha fatto, della regia, del modo sensibile un po' amaro di tutti i suoi film, perché poi alla fine tutti i comici hanno sempre quel punto di amarezza che portano dentro con sé, e io che faccio parte in modo periferico della stessa categoria lo capisco molto bene. Secondo te cos'è che grazie, rende Chiambretti un'icona della televisione? Dello spettacolo italiano. Ma innanzitutto ha una velocità di esecuzione che è veramente incredibile. Cioè è molto spiritoso e con una velocità sorprendente riesce ad agganciarsi su qualsiasi cosa e a tirar fuori sempre qualcosa di sempre veramente di molto intelligente, ma di spiritoso, di intelligentissimo. Ed è la sua rapidità mi sconvolge, perché è un uomo così veloce, così rapido, che ha una battuta e ribattuta con un dinamismo veramente quasi futurista. Io non l'avevo mai visto. Lui è veramente fantastico, mi piace veramente tanto. Poi è una gran brava persona, mi piace come persona umile, semplice, generosa, ha tante qualità, Piero, veramente, gli voglio veramente bene. Oltre che stimarlo. No, lui cerca di fare una televisione decisamente diversa, che rispetto a quanto vediamo oggi sta diventando sempre di più un momento teatrale, quando si vede Piero Chiambretti che si esibisce in TV. Oggi la televisione ha preso una piega un po' sempliciotta, per dirla alla romana, cioè o siamo sui talent show o sono delle garette, oppure c'è poco approfondimento anche nell'andare a formulare delle domande, cioè o ci sono le news o ci sta il tu hai utilizzato una parola che non mi piace, che non mi piace, però insomma, le gare, ecco, o le news o le gare. Come mai ha preso questa piega un po' sempliciotta, secondo te, Carlo, la televisione? La televisione vuole spendere il meno possibile. Come si fa a spendere il meno possibile? Metti 4x4, 5, 15, 20 persone in una camera e la fai diventare una riunione condominiale dove tu si tirano i bicchieri, i piatti, qualsiasi cosa. E questo è diventato. Cioè è diventato un outing continuo, cioè ognuno che dice delle cose che francamente non ci sarebbe bisogno di dirle in televisione. Poi questa moda di piangere, adesso piangono tutti in televisione, ricordano una persona e piangono, ricordano e piangono, adesso parli del tuo passato e piangi. Sembra quasi che sia tutto basato sulla emotività, o aggressiva o intima, però è data in pasto al pubblico, non so quanta sincerità c'è dentro, secondo me niente.
Quindi è una televisione a basso costo, invitiamo quello e cerchiamo di far casino. Questo è, ma questa non è una buona televisione. La vera buona televisione la fanno due persone. Allora, o la fa Piero, che si inventa, lui l'ha fatta, ha tentato di fare con coraggio molte cose, in maniera assolutamente anarchica, nuova, rivoluzionaria, e ci è riuscito. Oppure prendi due persone assolutamente autorevoli, che sono Angela padre e Angela figlio, che fanno cultura pura, ecco, a quelli bisognerebbe dare una medaglia d'oro, perché veramente sono quelli che hanno istruito tanti italiani, gli hanno dato anche un pezzetto di cultura che non avevano minimamente. Quindi la televisione oggi mi piace fino a un certo punto, non la trovo molto interessante, non mi piacciono le liti, non mi piacciono le confessioni in televisione, mi sembra tutto quanto così costruito, non c'è bisogno, ecco, non è una buona televisione. Al lavoro di Carlo, adesso la notizia che mi sconvolge è che anche lui ha ceduto al fascino della serie. Quando io parlo con i miei amici e dico: guarda, in questo momento non riesco a vedere dei buoni film in TV, non riesco a vedere un buon film in TV, mi manca il cinema, mi manca la sala, di fatto mi rispondono: ma Pascal, perché non ti guardi una bella serie televisiva? Ecco, c'è rimasto praticamente soltanto Verdone e pochi altri, Piero, secondo te, che i puristi del cinema, che insomma difficilmente prima di cedere alla televisione, quindi alle serie televisive, insomma ci hanno impiegato molto tempo, il cinema sopravviverà secondo te? Sì, io penso che il cinema sopravviverà a questa difficoltà che sta attraversando. Certamente le nuove leve, essendo nate, a differenza di Carlo e del sottoscritto, con altri mezzi, trovano sotto l'albero di Natale, trovano l'internet, trovano lo YouTube. Io ho una figlia di 9 anni che smanetta e che quindi per lei la televisione già non esiste. E quindi parte da uno scalino diverso. Quindi dobbiamo abituarci anche a delle realtà diverse, che ovviamente non saranno inferiori, saranno diverse. È chiaro che io preferisco la televisione che facevo e che cerco di fare ancora oggi, ma in ogni caso quella degli anni 80 o, come dicevo, quella di Carlo negli anni 70. Però poi sono venute altre realtà. E amo anche il cinema fatto dai grandi maestri. Però purtroppo vedo che, come diceva Carlo, i soldi mancano, e quindi come mancano nel cinema, mancano anche in televisione. Mentre invece nelle serie televisive i soldi ci sono, e come. Non è detto che i soldi fanno qualità, ma certamente l'aiutano. E quindi bisogna tener conto, come diceva Darwin, che resisteranno non i più forti, ma quelli che sapranno reggere il cambiamento. Quindi non è che invito Carlo a fare delle serie televisive, però deve tener presente che un suo film, magari doppiato poi in inglese, può andare in tutto il mondo, e questo potrebbe gratificare anche l'opera di Carlo. Una serie, tra l'altro, sì, vedremo, sì, che cosa, come sarà questo Verdone. Come ci ha detto serie poc'anzi Carlo, appunto, ha scritto una serie. Come si chiama la serie, Carlo? Come detto? Si chiama Vita da Carlo. Meraviglioso. Cioè, quante puntate sono? 10. Caspita, ma è cos'è, una fiction oppure è un... No, la storia di Carlo Verdone, ogni puntata è mezz'ora, e Carlo Verdone adesso, con la sua età, con la sua maschera, con la sua casa, è un po' vera e un po' romanzata, ovviamente, questo è evidente. Però si parla di Carlo Verdone, l'attore Carlo Verdone. È un po' vero e un po' così, un po' di fantasia. Come quindi accontenterai Chiambretti, che diceva che si poteva fare una serie su di te proprio? Cercherò di metterci tante cose che mi sono successe, che meritano forse di essere sceneggiate, perché sai, a noi ce ne capitano talmente tante, incontriamo tanti di quei pazzi che le situazioni comiche arrivano, e come.
Ringrazio moltissimo, guardate, questa reunion era stata organizzata per salutare Enrico Lucherini che doveva essere con noi alle ore 16 ma mi è sparito, però è stato un momento meraviglioso di potervi rivedere insieme, voi siete vecchi amici. Tanti auguri Carlo per un veramente fine anno che sia meraviglioso e un inizio ancora più bello. Piero, auguri a voi, soprattutto a Piero che, insomma, che ha combattuto quest'anno. Io ci ho pensato spesso a lui, è stato veramente coraggioso e gli sto veramente vicino. Però mi fa piacere vederlo sorridente e sono convinto che ritornerà alla grande perché ha un bel carattere, ha un gran carattere ed è molto forte. Grazie. È grazie, già tornato Carlo, perché parole. Non so se ti sei accorto che lui conduce la Repubblica del Pallone su Italia 1 il lunedì sera. No, quindi lo vedo. A venire a parlare di calcio con Piero prima o poi, Va bene. Di Fonseca. D'accordo. Di Fonseca, che ne pensi di Fonseca? Ciao, grazie a entrambi. No, tu grazie. Saluti la domanda, tu sei prof o contro Fonseca? Ma per adesso, poveretto, che non sono mica contro, che deve fare? Lui si è trovato una squadra così, anzi secondo me troppo ha fatto. Il problema è acquistare bene, non vendere come abbiamo venduto male sotto Vera Pallotta, che abbiamo venduto tutti i campioni del mondo. Tutti i Champions League abbiamo venduto, quindi no, sono pro, per adesso sono pro lui, siamo terzi, nonostante tutto siamo terzi. Piero, mi hai sentito? Ho sentito benissimo. Digli a Paolo Liguori, perché l'altro giorno invece ce l'aveva con Fonseca, dice che non capisce, anche Vanzina, anche Enrico Vanzina che vedremo qui più tardi, dice che non sa sostituire gli uomini, non sa fare i cambi. Ma qualche volta lo sbaglia qualche cambio, sì è vero, però da qui a lapidarlo no. La Roma arriverà fino in fondo? Com'è? La Roma andrà avanti secondo te in questo campionato? La Roma non è forte come il Milan, come l'Inter, come la Juventus, come l'Atalanta, non lo è. Dobbiamo sperare che cresca, che faccia un buon lavoro, ma non è forte come queste squadre, mica siamo scemi. Bello ti fare per una squadra che non è già perfetta, già in lista. Cioè. A chi lo dici? Vabbè, comunque devo di fare anche un po' Napoli, se no il mio presidente, il mio produttore... No, forza Napoli sempre. Okay. Carlo Verdone, grazie a Piero Chiambretti e anche a Margherita per la sua pazienza che gli abbiamo sottratto Carlo. Il papà. E noi ci vediamo tra un po', arrivederci, a dopo. Grazie di tutto. Live from Caprioli.